Stefano. Ciao. Allora, purtroppo per l'orario non parlerò come il gioco, sì, tanto rispetto a parte ho fatto serio. Appena una battaglina, purtroppo. Sì, io infatti poi dico, dato che ogni personaggio c'è la sua, diciamo che sarà da decidere se fare Vegeta o Gohan dopo. No, io dico Gohan bambino. Sì, penso anch'io. Years have passed since the battle with Cell. Ecco qua, Grisheim. Now a student in high school, Gohan also fights crime in Hercule City as... Vabbè, si racconta comunque la cosa. Threatens to expose him if he does not enter the world. Hesitant at first, Gohan changes his mind when he learns that Goku will also enter. Vegeta, Gohan's brother Goten, Trunks, Piccolo, and Krillin all sign up as well. But little do they know, the wizard Babidi is about to launch a plan to revive... Ma quindi non c'è il torneo di Goku? Eh sì, vabbè, cioè farà qualche battaglia anche lui, insomma. Quella con Vegeta. Non si fece la battaglia con Vegeta. E vabbè, la fa perché poi lo diventa Majin, però è la stessa cosa. Cioè era quella battaglia lì che dovevano comunque fare. No, adesso vedremo. Vabbè, Super Saiyan 2 giustamente adesso. Intanto modifico la fisica. Eh sì, a segno glielo tanto. Almeno così anche Super Saiyan 2. Eh sì, poi usalo anche quando te lo segnalo. Adesso andiamo all'altro confine rosso. Eh sì. Dove c'è il mago Babidi. Non ricordo male. Sì, ma poi qui chissà come... come l'hanno gestito. Perché Majin Vegeta. Sì, Majin Vegeta, sì, scusi. Intanto non c'è nient'altro. Perché non metto gli altri? Non c'è, figurati, c'è manco in Tenkaichi 3, c'è. Cioè si vede quando usi Babidi, cioè te lo può usare contro, però vabbè, o lo usi te se usi Babidi. Diciamo che in Tenkaichi 3 Pui Pui e Yakon compaiono come mosse di Babidi, eh. Però proprio più di così non si poteva fare. Sì, cioè vabbè, ma ci voleva poco da lì ad avere proprio Pui Pui e Yakon giocabili, eh. Ormai l'avevano fatto. Sì, giustamente, cioè giustamente sono pari, però vabbè, tu lo hai fatto abbastanza facilmente. Sì, ma anche come gioco è un po' più giocabile, diciamo. Ultima saga, quindi... Wait, Vegeta! I'm sensing a massive power! It must be... Vabbè, ci sarà, cioè, i vari Majin Buu, però... Shut up! I don't care! I sold my soul to Babidi to be rid of... You're lying! Sì, probabilmente sì.
Krill. Actually, I'm not. Perché quando lui poi Vegeta si è suicidato e lui poi va lì e quando decidono di segnare la fusione. Are you sure about this? If Dad and... Well, you'll just have to trust me on that one. All right then, I'll be back. So, you're Majin Buu. Here, why don't I teach you a thing or two? Sì, per tenerlo un po' occupato, diciamo. Sì, sarà quel punto esatto quella cosa lì. I call this one Super Saiyan. Eh sì, così ce l'hai infatti. Meno male. Sorry that took so long. Io non lo, per fortuna non lo sento, perché io in inglese mi rifiuterei di sentirlo. Proprio non lo. Sì, ma a parte quello, cioè per me è inaccettabile, per me sono le voci giapponesi, restano. Cioè, guarda, c'è Tenkaichi Tagi Team della PSP, che è come Tenkaichi, mi piacerebbe, ma c'è solo le voci in inglese, non lo so, giocherò mai, proprio le voci in inglese mi fanno venire tutti. Io voglio solo le voci originali. Beh sì, comunque, anche se questa forma era comunque in svantaggio rispetto a Goku, ma comunque non aveva molto tempo, quindi... Super Buu Goku non lo può affrontare, cioè, quindi sa che ci metterò direttamente Kid Buono, che non fanno quei pochi secondi in cui cerca di resistere a quel Super Buu che è più forte persino di Gohan, quello con Goten. What? You're fired up. Goku. Oh yeah, non c'è No, ma qualcosa poi farai ancora con Goku, e magari la fusione te la fanno fare, cioè quando diventa Vegeta, non lo so. Why didn't you say so? So long everyone! Where you're going? Eh beh sì, ma è logico che c'è. Cioè le fusioni le consigliavano come se fosse sempre dopo. Sarà ancora c'è Vegeta sicuramente, può darsi che ti fa fare quei pochi attimi di resistenza contro di lui, però soprattutto Vegeta è il fa pochi attimi che devi resistere a quello lì che è più forte persino di Gohan. What? The boy's fusion must be wearing off. It's not finished yet, but... Okay.
He's absorbed Gohan! I've become even more! I should have fused with Gohan when I had the chance! No! Eh sì, perché... hanno fatto subito quella cosa, sì, comunque l'hanno fatto, hanno messo subito quella cosa lì, sì, sì. Una spena o qualcosa di extra? Sì. But it's the only way we can hope. I'd rather let Boo beat me. Vegeta! Don't just stand there. All right! Vegeta plus Kakarot. Let's see them. I guess you can call me Vegeto. Eh vabbè, sì, meglio Vegeto che Vegeco, come dicevo in italiano. Sì, Vegeto. Cioè, Vegeto è più giusto. Vabbè, allora Vegeto. Eh sì, perché vedi, perché no, ma perché Vegeto, perché Kakarotto, Vegeto, no? Invece Kakarot è da Vegeto alla fine. Ma Kakarotto non si mai detto. E no, nel doppiaggio originale si dice così, eh. Now I'm super... vedi. Non hai mai sentito Kakarotto quando Vegeta dice così? Sì, no, non hai mai sentito in originale Kakarotto quando dice così. Questo qua è l'originale, cioè ci vuole, bisogna averlo visto, cioè non si può. Dragon Ball, cioè, senza l'originale, quelle voci lì, che sono quelle storiche che da vent'anni che sono quello. Sì, vabbè, è ovvio, è il personaggio più forte in assoluto. Sì, mi ricordo in GT ha detto che è più fortissimo. Dopo che devi vedere. Vabbè. Pensa che, lasciamo stare il GT, che è una cazzata, però è anche vero che in una delle enciclopedie del GT addirittura dicono che Vegeta è così forte che è più forte comunque di Goku Super Saiyan 4. Quindi per dire, cioè proprio lo Z era invincibile. Vabbè, però tutti i normali. Sì, esatto, cioè nel senso. Nothing to worry about. He let himself be absorbed on. What? His fusion is worn off. Who knows what sort of nasty. Hey, Tekko, come here! Drink, Vegeta! Now let's tear them up! Sì. I feel strange! Anche prima distrugge il pianeta, poi diventa Kid Buu. Sì, sì, prima diventa Kid Buu, poi distrugge il pianeta. Ah no, c'è nella sua testa. Ah, dentro, che forte! Sì, però vabbè. This is bad. Goku non può batterlo ovviamente, però è solo una cosa così. Però che forte, è la prima volta che vedo che mettono all'interno di Buu. E c'ho anche l'handicap.
diventa Super Saiyan 3, cioè cerchi di magari di, vabbè, tanto non vincerebbe comunque, però non so se c'è la capsula dentro del Super Saiyan 3 per quello. Penso di sì. Adesso manca solo qui. Not on your own. In which case, we just have to... Wait, Kakarot! Stop it! You don't... No, we're done with fusion. We tried it. I agree, Kakarot. Sì. Kakarot. What? My point is, perhaps it's time you let the earth fend for itself. Sì, perché vabbè, sì, esatto. Te lo farà fare comunque, però... I see what you mean. La fusione non te la fanno usare. No, è un bel problema perché se non mi prendo dopo di... non ti fanno usare la fusione forse. No, c'era Potara, Vegetto, no? Ma non lo puoi usare, penso. Lo so. Non c'era abbastanza capsule vuote. Abbiamo sconfitto finalmente Kid Buu.
Sì, e quindi sarà il gioco ormai finito. Ah no, forse c'è Ub. Dato che in questo gioco c'è Ub, ti faranno fare Ub 10 anni dopo. Credo che un po' sia da sbloccare. Sì, magari da sbloccare, ma te lo fanno affrontare comunque, penso. Cioè, credo che dato che ce l'hanno messo, vale la pena, cioè. Adesso li direi, ma... Ecco qua, Goku finito. Ah, te lo fanno finire, strano che non ti fanno affrontare Ub. Sì che non c'è il costume finale, quello azzurro, però... Riconoscimenti. Sì, vabbè, quello sì. Vabbè ragazzi, finita la storia di Goku, adesso inizieremo le storie. Eh sì, facciamo go on poi. Sì, faremo tutte le storie, tanto sono pochissime. Eh sì. Tanto, tanto sono sempre tre letali. Sì, infatti. Poi se Gohan bambino, poi tra Gohan bambino, Gohan di Cell e Gohan quello della saga di Majin Buu sono tre diversi, si fanno di fila. No, la Gohan di Majin Buu, mi sa che è Gohan grande. Vabbè, lo fai subito dopo come se fosse lo stesso, cioè. No, vabbè, intendo che non ci saranno tre Gohan, ma perché Gohan bambino è lo stesso di Gohan Cell alla fine. Eh sì, però in quasi tutti i giochi lo mettono due diversi perché cresce abbastanza, tra lì. Però vabbè, intendo dire che se facciamo Gohan, poi fai tutti i Gohan uno dietro l'altro. Beh sì, vedremo adesso. Sì. Boh. Vabbè, qua ci sono ovviamente le scenette finali. Ah, sì. Sì, ci fa vedere tutte le cose che sono mancate nel passato. Che dovremmo fare con la prossima. Lì vedi mentre si vedono le scene delle mosse finali varie, Anche cioè. Brody. Eh sì. Ricordati se non c'è, quello lì non infila dappertutto, non so cosa ci trovi con quel personaggio lì. Il più forte tra tutti, Saiyan. Ma sì, cioè più forte tra tutti no, cioè nel senso in quel momento, però. Ma no, vabbè, è un film, quindi non è come se non fosse mai avvenuto, ma. Cioè, se va bene come Cell, non è che sia di più, eh. Sì, perché all'epoca ci fu ancora Trunks, quindi sarà più bello Eh se andiamo. sì, cioè Broly è il personaggio più sopravvalutato di Dragon Ball. Cioè è forte come uno della saga di Cell, niente di più. Poi vabbè, è ovvio che se fosse un personaggio della storia vera e se si allenasse e quant'altro, magari sarebbe più forte anche di Gohan, però comunque non. Cioè in quel momento era quello e basta, cioè. Poi Ma comunque io non rispetto l'ho messo molto. così, e. Cioè, fanno tanta scena, ma se, cioè, non ho mai affrontato il Gohan Super Saiyan 2 che affronta Cell, se no, è uno sorci verde. Affronta l'altro Gohan, Sì, no, vabbè, affronta Gohan che non si trasforma in Super Saiyan 2, poi nella saga di Majin Buu affronta quello lì che però il era programma. più Ma indebolito, cioè. qua. Ah, e vedi che c'è anche il vestito finale, quindi, cioè, perché non ti hanno fatto fare la battaglia con Goku contro Ub adesso come ultima? Sarebbe da sbloccare. È da sbloccare, no, ma come avversario. No, intendo come il bestiario da Ah, sbloccare. vabbè, il bestiario da sbloccare, ma nella storia te lo potevano mettere. Cioè, ci mettono il bestiario e il personaggio e non ti fanno fare la battaglia, boh. Forse me lo fanno sbloccare come Ubu.
Eh sì, con Ub magari affronti lui, ma perché con Goku non farti affrontare Ub alla fine? Boh. È quello che mi chiedo. Voglio chiedere ai presentatori. Sì, ma vedi, sono quelle cose assurde. Se vi è piaciuta la parte, mi piace, la prossima, ciao ciao. Ciao.